Ragazzi, bentrovati, bentornati. Europa Universalis 4, Italia 1706. Siamo arrivati a un dunque di questa campagna. Siamo a meno di un secolo. Io toglierei. Lo deciderei a uno. Ok. E poi a 5, bene. Siamo arrivati a un dunque di questa campagna che stiamo rimpolpando il nostro, le file del nostro esercito, del nostro manpower, perché del nostro esercito, attendendo che la Francia finisca quello che rimanga dell'Austria. Sinceramente non credo che sarà più un problema. Naturalmente noi di francesi non è che siamo così tanto contenti di farli passare sui nostri territori. Però ci sono 37.000 uomini lituani. Cazzo volete? Fuori dei miei territori. Non siamo neanche amici, vedete? Vedete questi che mi vengono qua a rompere. Allora, ok. E te, questi dove stanno? Ma con chi sono in guerra esattamente? Austria e basta? Oh, beh, il vincitore l'abbiamo già decretato. 52.000 ribelli, peasants. Beh, il popolo austriaco si ribella. Beh, c'era da aspettarselo con questo disastro. Possiamo fare un'idea, allora, l'assolutismo, tanto non abbiamo DSI, quindi niente. Possiamo chiudere le trade ideas. Abbiamo un caravan power per il 25% e un mercante in più che fa veramente comodo, quello sì. Sarebbe un'idea di diplomatica. Siamo avanti 8 anni, le chiudiamo, signori. Quinto gruppo di idee chiuso. Abbiamo il mercante in più che lo allochiamo immediatamente. Allora, mancherebbe trasferimento da qui. Il problema è che trasferiremmo a Costantinopoli, perderemmo qualcosa, poi andrebbe al nodo di Ragusa che trasferisce. Ma è un po' un casino. È un po' un. Non dico un casino, ma. Ovviamente qua gli ottomani sono egemoni. Qui noi. Ok. Qui sempre ottomani stiamo parlando, sì. Però noi siamo secondi, eh. Non avrebbe senso mandarlo in nessun altro punto in questo momento. Massafe è troppo lontana. Queste sono troppo lontane. Direi a questo punto di andarci a prendere un bel transfer trade power dal nodo di Alexandria. Allora, giusto per capire un attimo quanto andiamo a guadagnare di trading, facciamo passare il mese ovviamente. Beh, un buon 5 guadagniamo. 4 e 3, perfetto. 63 da commercio, ragazzi. Not bad at all. Not bad at all. Praticamente raddoppiamo il nostro guadagno. Va mensile, va bene. Imperialismo. Ah, che ne è stata rilasciata? Mi stai dicendo ciò? Sì. È finita la guerra? Sì. Ecco. Oh, Dio mio, Ungheria, quanto ti ci vuole a ribellarti? Oh, Dio, grazie, finalmente. Allora, interrompiamo il miglioramento con l'Augsburg, che sinceramente frega a nessuno. Io supporto l'indipendenza ungherese. E già che ci sono, miglioro, anche se sono già migliorate al massimo le relazioni, in realtà non servirebbe a nulla. Quello che servirebbe qui è una spy network. Perché probabilmente andiamo a finire quello che rimane dell'Austria, la mia idea è darglielo all'Augsburg. Anche se in realtà, secondo me, non riusciremo a fare molto. Andiamo. Baden, Boemia, Svizzera, Svizzera, ragazzi. Allora, altra idea stavolta, quella amministrativa, ci dà un 25% in più di mercenari disponibili che, essendo avanti anche qua di 80 anni, yep. Ok. Poi abbiamo un advisor possibile più uno, tecnologia amministrativa meno 10% di costo e 5 stati in più. Bah, più che altro per il discorso dei mercenari che ne facciamo largo uso noi.
Abbiamo ovviamente l'esercito ridotto perché abbiamo un limite di 107.000, abbiamo solo 38.000 uomini, vedete le riserve sono state praticamente distrutte dall'ultima due guerre con Francia e soprattutto con la Germania, insomma con praticamente tutto il blocco te teutonico qui a nord, quindi stiamo cercando di migliorare le relazioni con la Francia. Francia. Ah, vabbè, li teniamo sul buon andante. Aragone invece, buon andante un par de ciufoli. Qui abbiamo finito di migliorare le relazioni con loro perché tanto. Bello che i polacchi non entrano perché sono in debito mostra. Debito mostra che vedi ottomani. Praticamente noi non abbiamo alleati, signore. Quello che sto facendo con l'Ungheria è quello di ottenere un alleato. Che bocconcino. Io potrei passare dall'Ungheria. Ottomani, ottomani. Hanno tanti uomini, ma hanno una qualità inferiore. Noi siamo a livello tecnologico militare 24, loro sono al 23 e hanno un debito tremendo, però non giocherei troppo adesso su sta cagata. Gorizia rifusa. Ah, io te amo. Vabbè, per 100 ducati so anche a pensarci. Mamma mia. Austria, l'hai capita subito, eh? Quindi ora l'Ungheria è libera? Eh sì. Eh sì, signore, sì. Sì. Alleanza subito con gli ungheresi? O li attacchiamo? Non fossi così in difficoltà con gli uomini, però non sono in difficoltà monetaria. Per un cazzo di niente. Ledger, please. Military. Armies. Total. Ah, finito, mi impara la Francia. Anche gli ottomani. Ma noi stiamo cercando. Ah, sì, beh, certo, siamo in fondo perché siamo sottosviluppati in questo momento. Hungary, Hungary. 23.000 con 16. Sono tutti mercenari? Potrei fare. Ok. Va bene, signori, facciamo la cazzata. Allora, Royal Mortar. Ok. La facciamo. Sì, la facciamo. La cazzata è quello di usare l'imperialismo, attaccare l'Ungheria. Ci ha dichiarato rivali. Guarda, se volevo avere. Oh, fucking shit. No, uno di stabilità no, assolutamente. Cazzo. Vabbè. I miei li lascio indietro. Io con questi ho praticamente soverchiato tutti gli uomini ungheresi. E sono ancora in positivo. Guadagno 55. Allora, io qua ho tutti consolidati. Ah, oh, fuck. Allora, alziamo subito il mantenimento. Pensavo di andare a consolidare. Perfetto. Guadagno 33, ragazzi. Ovvio, sono sotto force limit. No, facciamo due eserciti da 30.000, mi sembra la cosa più ovvia da fare. Ok, ci pensi tu, vero? Oddio, santo! Ok, allora, io voglio rimuovere la Scandinavia. Now. Che palle, non ho una tregua, vero, con loro, vero, 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 vero. No. Perché non posso farlo? 1612, la Lituania potrei.
Ma la Lituania mi odia fino in profondo. Eh sì. Ma pure loro. Questi non parliamone. Vabbè, abbiamo capito che... Due eserciti da 30.000. Assolutamente, quello che voglio fare. E... No, ma non c'è marina, non c'è bisogno. Qui sono tutti da trasporto. Io opterei per aumentare... Un pochino... Magari dopo. La nostra flotta. Oh, ne baffa! Che culo! 363. Generale da 3 stelle. Quello mancano generale, vabbè. Se facessero i cavolacci loro. Ok. Subito qui. Tu, subito qui. A te che vai davanti, ti do questo leader a 2 stelle. Tu ti becchi l'altro leader da 2 stelle. Perfetto. Ho dei modificatori attivi che mi stanno macinando questo, però servirebbe l'institution spread. Vabbè, tanto sono già attivi, mi vengo a dire. Ok, siamo pronti, dichiariamo. Ma è alleata con l'Austria, veramente, ma tanto non entra. Take capital past 3, 2, 1, engage. Ok, Pest si trova qui. Non ha un forte. Poverini. Non ci sono forti, dico. Ah, l'hanno attivato adesso. Ci posso camminare attraverso? Ma che? Ah, no, è morto. Stavo già. No, ma che? Chi è morto? Nessuno. E noi andiamo a Pest a prendercela. Oh mio Dio. Misericordia. Vabbè, dividiamo questo a metà. Andiamo qua. Basterà? No. Ridividiamo a metà questo e diamo la metà loro. Ok. E tanto, ragazzi, se siamo qua a girarci i pollici, volevamo supportarli. Ma se mi vai a prendere questo forte tu, giusto che si dia a guardarmi. Un generale a 3 stelle, mannaggia te. Ovviamente noi andiamo avanti, che è un piacere. Con gli assedi, chiaramente. Eccoli qua! Allora, qui lasciamo... No. Lasciamo solo 1.000 uomini per non perdere l'assedio. Scendiamo giù, qui. Qua, stesso discorso. Lasciamo 1.000 uomini per non perdere la sedia. E andiamo qua. Ah, magari questi, se si muovono in marcia forzata, mi fanno un favore. Sono un po' lontani. Grazie mille. Ah, se non altro che mi. Ah, prima che entra Augsburg che mi scombina tutto. Allora, 5, 6, 115, 5, 6, 3, 4, 110, 6, 1, 3, 3. Non c'è partita, abbiamo un po' basso la disciplina però, ragazzi. Vabbè. Cose che capitano, mi viene da dire. Tu torna di qua. Tu che sei in marcia forzata, torni ad assediare qui. Anzi, consolidiamo magari. Ok, abbiamo consolidato. Questi non si muovono neanche per scherzo. Andare a prendere quella cap... Vabbè, lasciamo perdere. Alleati come al solito inutili. Il nostro manpower così facendo continua a generarsi perché il nostro esercito di regolari è qui. La guardia reale è qua. Questo è un esercito di mercenari. Il bello è quello. Il bello è quello. Perfetto. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Ah, ottomani. Dichiarano guerra anche loro all'Ungheria. Beh, ovvio. Che casus belli hanno? No, 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 no. Imperialista. Ok, perfetto, la conquista di Pest a posto. Perché se no andavo velocissimamente a conquistargli i territori, il suo war goal. Oh, Pest è caduta. Sorry, mate. Vabbè, non andrai così di cattiveria. Cioè, nel senso... Ah, caput... Vabbè. Vienna.
cortesia. Ma porca miseria, ma te questi che... Tu! Dai che non c'ho voglia. Grazie. No! Me ne sono accorto in tempo. Stavo per commettere una grave sciocchezza. Vedete, ce la possiamo fare! Sì! Grazie che l'aiuto di 20.000. Sto giocando un po' col fuoco, eh. No, questi erano qua. Me l'hanno decimato quella. Allora andiamo qui. E questi togliamo. Sto giocando un po' col fuoco, signori, ma. Ho anche 20.000. Vabbè, ascoltate, io vi do tutti gli obiettivi di sto cazzo di mondo, però ogni tanto dovreste anche voi. C'è del gold lì, eh. E questi infatti non basta. Oh mio Dio, non misericordia, non basta, non basta niente. Vabbè, vorrà dire che recluterò altri 15.000 mercenari. Sono in perdita ora. Occhio. Recluto altri 15 mercenari. Gli dividerò 7-7. 7-8. Ok, con gli estate ci sono problemi, no? Abbiamo Vienna che potrebbe ancora. Ma perché Vienna? Qual è il tuo problema, Vienna? Intolleranza, discontento. Cottage industry. Allora, i Burgers guadagnano 15 di loyalty, ok, 10 di influenza, va ancora bene. Meno arrest, Siena. Ma che cazzo, siamo qua a guardarci queste cose. Ok, con calma, eh. Ok, con calma perché questi 38.000 iniziano a darmi un po' fastidio. Finché in negativo l'assedio va benissimo per me. Porca miseria, 44.000. Tra l'altro qua non cade, miseria ladri, non voglio usare. No. Fammi divertire un po'. Ah, tutti tolgo l'obiettivo. Ah, caputtana, posso più toglierlo. Mentre io dovrebbero essere supportive. Vabbè, sì. Appena mi si liberano di questi eserciti. Vorrei prendere questo forte per non fargli prendere l'Ica, che dovevo prendere io l'Ica là dal mazzo. È stato uno stupido a non pensarci. Però gli prendo i due forti così non avranno controllo dei forti. Cazzo però. No, 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 no. Qua dobbiamo fare il giochetto solito. Se perdiamo peste è un casino. Fermo. No, 10 di volante di power, vai. Zitto. Tu stai andando dentro? Sì. Vai. Ok, perfetto. Se perdevamo questa sfida era un casino atomico, ragazzi. No, erano di qua. Andiamo a Bucks. Andiamo a Bucks. Perché l'episodio sta praticamente volgendo al termine. Poi tra l'altro se si riscontrasse un po' con gli ottomani farebbero un favore. Perfetto. Io vorrei andare a prendere anche Tranxen. Oh, Zagabria, ecco, caduta. Santo e Dio benedetto. Oh, nella fa caduta, grazie di pure quello. Vorrei limitare quanto più possibile i nostri amici ottomani.
È finito il tempo, ragazzi, è finito il tempo. Quindi, ebbene, Iron Man è meglio arrivare a fine mese. Cosa ci offrirebbero? Poverini. No. Allora, finiamo un attimo perché ormai qua sono arrivati gli ottomani. Dove possiamo arrivare, ci siamo. Oddio, discontento. Maledetto discontento. Ok, siamo arrivati dove potevamo arrivare. Ungheria ovviamente divisa a metà tra noi e gli ottomani. Una eventuale pace. Cosa ci fanno qua questi qui? Non siamo ri... Non accettano di poco. Noi siamo relazioni più 100 già, cazzo. I francesi potrebbero tornare utili loro adesso in funzione anti-ottomana. Comunque, non prendiamoci in chiacchiere che è già finito il tempo da un po'. Allora, cosa voglio io? Questa porca puttana. Una cosa del genere può essere vista bene? Fa un po' di border gore, però poi andremo a prenderci anche il pezzettino di Austria qua in mezzo. Una cosa del genere fa stattare una coalizione dall'Ungheria e basta. Ci dà un più 117 di overextension che non possiamo assolutamente permetterci. Così, se andiamo sopra il 100 è un casino. Comunque già così accetterebbero con tutti i soldi, addirittura. War reparation? No. Zero soldi? No. Vabbè, tutti i soldi, war reparation, te le puoi infilare là dove ben sai. Fare una cosa del genere, poi il resto se lo piglierà gli ottomani. Una scusa in più per attaccare da più lati. Sì, è l'unica, vorrei però terminare di conquistare, vorrei quantomeno avere qualcosa in più. Comunque, questa è la pace, la lasciamo salvata, facciamo passare il mese, come di consueto, diminuiamo la velocità, 29, 30, autosaving. Perfetto ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, mi ricordo che questa è una serie portata avanti la maggior parte del tempo in live, ma che ora faccio sempre più fatica a trovare del tempo, nel senso che... preferisco mandarla avanti ogni tanto, così almeno da non tenerla ferma. Abbiamo fatto circa 4 anni di guerra con l'Ungheria. Chiederemo la pace all'inizio del prossimo episodio. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo di lasciare un bel like, un commento. Se il video vi è piaciuto, il like ovviamente. Il commento per farmi sapere cosa ne pensate. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Se non ti sei ancora iscritto, iscriviti. E alla prossima. Ciao!